Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Cutenza Grunenthal Italia SRL, ultimo aggiornamento, 4 novembre 2021. Cos'è Cutenza? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Cutenza durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Cutenza? Cutenza è un farmaco a base del principio attivo capsaicina, appartenente alla categoria degli anestetici locali e nello specifico altri anestetici locali. È commercializzato in Italia dall'azienda Grunenthal Italia SRL. Cutenza può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni Cutenza 179 mg 1 cerotto cutaneo in bustina più 1 gel detergente. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Grunenthal GmbH concessionario, Grunenthal Italia SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: capsaicina. Gruppo terapeutico: anestetici locali. Forma farmaceutica: Cerotti. Indicazioni: Cutenza è indicato per il trattamento del dolore neuropatico periferico negli adulti, da solo in associazione ad altri medicinali per il trattamento del dolore. Posologia: il cerotto cutaneo Cutenza deve essere applicato da un medico o da un operatore sanitario sotto il controllo di un medico. Posologia: il cerotto cutaneo deve essere applicato alle zone cutanee più dolenti, usando fino ad un massimo di 4 cerotti. La zona dolente deve essere stabilita dal medico o da un operatore sanitario e deve essere delineata sulla pelle. Cutenza deve essere applicato sulla cute intatta, non irritata e asciutta, e lasciato in sede per 30 minuti sui piedi, ad esempio neuropatia associata all'infezione da HIV, neuropatia diabetica periferica dolorosa, e per 60 minuti su altre sedi, ad esempio nevralgia posterpetica. I trattamenti con Cutenza possono essere ripetuti ogni 90 giorni, in caso di persistenza o di ricomparsa del dolore. Il ritrattamento dopo meno di 90 giorni può essere preso in considerazione su singoli pazienti solo dopo un'attenta valutazione da parte del medico, vedere anche paragrafo 5.1. È necessario osservare un intervallo minimo di 60 giorni tra i trattamenti. L'area da trattare può essere pretrattata con un anestetico topico, oppure può essere somministrato al paziente un analgesico orale prima di applicare Cutenza per ridurre i fastidi associati all'applicazione. L'anestetico topico deve essere applicato in modo da coprire tutta l'area da trattare con Cutenza, oltrepassandola di 1-2 cm. Gli anestetici topici devono essere rimossi prima di applicare Cutenza e la cute deve essere detersa e asciugata accuratamente. Compromissione renale e barra o epatica: non è necessario nessun aggiustamento delle dosi per i pazienti con compromissione renale o epatica. Popolazione pediatrica: la sicurezza e l'efficacia di Cutenza in bambini dalla nascita ai 18 anni non è stata stabilita. Non vi sono dati disponibili. Modo di somministrazione: solo per uso cutaneo. Precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione e della somministrazione del medicinale: si consiglia di applicare Cutenza in un'area di trattamento ben ventilata. Indossare sempre i guanti in nitrile per maneggiare Cutenza e per pulire le zone da trattare. Non devono essere indossati guanti in lattice perché non garantiscono una protezione adeguata. È raccomandato l'utilizzo di una maschera e di occhiali protettivi, in particolare durante l'applicazione e la rimozione del cerotto. Queste precauzioni devono essere prese per evitare il contatto involontario con i cerotti o con altri materiali che sono venuti a contatto con le aree trattate. Questo può causare un eritema transitorio e sensazione di bruciore, con particolare sensibilità delle membrane mucose, dolore oculare, irritazione degli occhi e della gola, tosse. I cerotti non devono essere avvicinati agli occhi o alle membrane mucose. Se necessario, tagliare i peli della zona da trattare per favorire l'aderenza del cerotto, non usare il rasoio. Lavare le zone da trattare delicatamente con acqua e sapone. Dopo aver tolto i peli e lavato la pelle, assicurarsi di asciugarla accuratamente. Istruzioni per l'uso. Cutenza è un cerotto monouso e può essere tagliato per adattarlo alle dimensioni e alla forma della zona interessata. Cutenza deve essere tagliato prima di rimuovere la pellicola protettiva. Non togliere la pellicola protettiva fino al momento in cui si deve applicare il cerotto.
Per agevolare la rimozione della pellicola protettiva, questa presenta un taglio diagonale. Una parte della pellicola deve essere staccata e piegata e il lato adesivo del cerotto stampato deve essere posizionato sull'area da trattare. Il cerotto deve essere tenuto sul posto. La pellicola protettiva deve essere staccata lentamente e con cura da sotto con una mano, mentre con l'altra mano si fa aderire il cerotto sulla pelle per assicurare che vi sia un contatto completo tra il cerotto e la cute, senza bolle d'aria e umidità. Quando il trattamento coinvolge i piedi, i cerotti di cutenza possono essere avvolti attorno alle superfici dorsali, laterali e plantari di ogni piede in modo da coprire completamente l'area da trattare. Per assicurarsi che cutenza rimanga in contatto con l'area da trattare, si possono usare calzini elastici o un rotolo di garza. I cerotti cutenza devono essere staccati con delicatezza e lentamente arrotolandoli verso l'interno per ridurre al minimo il rischio di aerosolizzazione della capsaicina. Dopo aver staccato cutenza, applicare abbondantemente il gel detergente sulla zona trattata e lasciarvelo per almeno un minuto. Rimuovere il gel detergente con garza asciutta per togliere eventuali residui di capsaicina dalla pelle. Dopo aver rimosso il gel detergente, lavare delicatamente la zona con acqua e sapone. Ai pazienti che provano dolore durante e dopo l'applicazione del cerotto, devono essere forniti trattamenti di supporto, vedere paragrafo 4.4. Per le istruzioni su come maneggiare e smaltire i materiali del trattamento, vedere paragrafo 6.6. Controindicazioni per sensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Valutazione dermatologica. Cutenza deve essere utilizzato solo su pelle asciutta e intatta, non lesa, e non sul viso, sopra e le attaccature dei capelli del cuoio capelluto e barra o in prossimità di membrane, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi formali di interazione con altri medicinali dal momento che con cutenza sono stati dimostrati solo bassi livelli transitori di assorbimento sistemico. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere cutenza durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere cutenza durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi all'uso della capsaicina in donne in gravidanza non ci sono o sono limitati. Sulla base delle proprietà farmacocinetiche nell'uomo che mostrano un'esposizione sistemica bassa e transitoria, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Cutenza non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse più comunemente segnalate erano bruciore, dolore, eritema e prurito transitori locali nella sede di applicazione. Tabella delle reazioni avverse. Nella tabella 1, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati riportati casi di sovradosaggio. Cutenza deve essere somministrato necessariamente da un medico o sotto il controllo di un medico. Pertanto, è improbabile che si verifichino casi di sovradosaggio. Il sovradosaggio può essere associato a reazioni gravi nella sede di applicazione, ad esempio dolore, eritema e prurito alla sede di applicazione. In caso di sospetto sovradosaggio, staccare delicatamente i cerotti, applicare il gel detergente per un minuto e poi eliminarlo con garza asciutta e lavare delicatamente la zona con acqua e sapone. Devono essere adottate misure di supporto se clinicamente necessarie. Non esistono antidoti per la capsaicina. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Anestetici. Altri anestetici locali. Codice ATC. N01BX04. Meccanismo d'azione. La capsaicina, U6, non enamide, N4, idrossi, 3, metossifenil, metil, 8, metile, 6E, è un agonista altamente selettivo del recettore vanilloide 1-TRPV1, transient receptor. Proprietà farmacocinetiche. Cutenza è stato studiato in modo da veicolare la capsaicina in esso contenuta a livello cutaneo. Dati in vitro, test di dissoluzione della sostanza attiva e di permeazione cutanea, dimostrano, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, di tossicità a dose singola e di tossicità a dose ripetuta. Studi di, elenco degli eccipienti cerotto matrice. Adesivi in silicone etere monoetilico del glicolidietilenico, olio di silicone etilcellulosa N50 e 462, strato di supporto.
pellicola di polietilene tereftalato, PET, lato interno siliconato inchiostro da stampa, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.